Io credo che si possano evitare le guerre se tutti gli uomini fossero capaci di fare un grande pellegrinaggio. Non verso Sarajevo, verso Mogadiscio, verso... ma un pellegrinaggio che va dalla periferia del nostro essere, del nostro vissuto, così lacerato, così contorto, così asfittico, così preso dall'affanno delle cose, un percorso che vada appunto da questa esteriorità fino al centro del nostro essere, del nostro io, della nostra persona, al profondo, al cuore del nostro vissuto, dove troviamo davvero il nido della pace, il santuario, purtroppo con i battenti quasi sempre chiusi, il santuario all'interno del quale potremmo riscoprire la bellezza dei volti. Professionisti, operai, tutti bambini, Don Tonino era e tuttora una figura di riferimento. In ogni casa, oggi a Molfetta, dopo 15 anni, c'è una foto di Don Tonino. Sentiate in televisione, che sarà? Ed è un... Gala malu etanam.